Oggi siamo a Pieve Santo Stefano e siamo venuti a visitare l'antichissimo eremo del Cerbaiolo. Questo luogo è una tappa del percorso francescano e ricco di storia, geologia e religione. Arrivati all'eremo, dobbiamo parlare ovviamente più piano perché è un luogo di culto. Andiamo a parlare con il custode, padre Claudio, appartenente all'ordine dei Camaldolesi, che ci spiegherà un po' tutta la storia dell'eremo fin dai tempi passati. Ci troviamo qui nell'eremo di Cerbaiolo. C'è il detto qui in Toscana, qui nella Val Tiberina, chi ha visto la Verna e non il Cerbaiolo, ha visto la mamma e non il figliolo. In realtà questo eremo ha 1300 anni, quindi ha 500 anni più della Verna e 300 anni più di Camaldoli. È stato costruito nel 706 ed è uno dei primi insediamenti benedettini nella Val Tiberina. Era molto più grande di quello che abbiamo noi oggi ed era un priorato che dipendeva dall'abbazia di Badiate d'Alda, dove adesso c'è la chiesa di San Michele e dell'abbazia non rimane più niente. Successe nel 1213 che Francesco d'Assisi andò a San Leo di Rimini insieme a Frate Leone in occasione dell'investitura di un cavaliere. Questi eventi portavano nei paesi diverse persone, per cui Francesco approfittava di queste occasioni per predicare il Vangelo a più gente. In quell'occasione incontra Orlando da Chiusi che gli dona il Monte della Verna. Chiaramente Francesco comincia poi a fare le sue quaresime alla Verna, prima le faceva sul lago Trasimeno, a Isola Maggiore, e quindi in occasione del suo terzo passaggio per Pieve nel 1216. I pievani, che da sempre sono innamorati di questo posto, lo portarono qui e gli donarono il Cerbaiolo. Cerbaiolo è anche curioso, come dicevo prima, sotto il punto di vista geologico. Praticamente siamo in una rupe di rocce calcaree. Sono costituite, anzi, questa rupe è costituita principalmente da brecce calcaree. Noi in Val Tiberina, ma anche in altri luoghi della Toscana, come brecce intendiamo un po' quel ghiaino che abbiamo, anzi, che molti di noi hanno intorno a casa. Bene, in realtà è una cosa molto simile. La breccia sono dei granuli molto grossi che si sono cementati insieme per dare origine a questo tipo di rocce. Camminando lungo il sentiero che da Pieve Santo Stefano porta fin quassù all'eremo del Cerbaiolo, si possono notare, soprattutto in cima proprio dove sono io, questa sorta di falesie. Sono delle pareti tutto sommato verticali che in realtà potrebbero anche creare delle problematiche di stabilità, perché come vediamo le rocce che hanno questa inclinazione, se sono contraddistinte dalle fratture, come si possono anche vedere, ripeto, lungo il cammino, ecco, queste fratture potrebbero anche causare degli scorrimenti, dei movimenti della roccia stessa e quindi precipitare a valle, creare appunto alcuni disagi. Quindi vanno comunque monitorate come qualsiasi altro tipo di ammasso roccioso. Oltre a Francesco passa da qui Antonio da Padova e forse per più tempo anche di Francesco, sicuramente nella primavera del 1226 dove viene qui a scrivere i decretali di Gregorio IX, cioè qui lui mette insieme per ordine del Papa, per commissione del Papa, le leggi ecclesiastiche che erano sparse e poi nel 1229 per comporre qui i sermones, cioè le sue prediche. E di Antonio c'è poi una chiesina che sorge sulla grotta dove Antonio dormiva e dove Antonio pregava. C'è più avanti, 50 metri in linea d'aria da quel posto, una grotta e un grosso masso con delle impronte di animali e dicitur, la tradizione dice che Antonio li pregasse e gli animali venissero ad ascoltare. Siamo andati a vedere la cappella dove pregava Sant'Antonio da Padova. In realtà c'è proprio un letto in pietra su cui il santo si distendeva, bellissimo. E al di sotto di questa cappella si trova una cella di isolamento, diciamo, che è stata costruita accanto alla roccia. Bellissima anch'essa, veramente un luogo pieno di sorprese. Ripeto, che mischia che accomuna storia, religione e geologia. Dopo aver visto la cappella su cui dormiva Sant'Antonio, andiamo a vedere anche una grotta posizionata al di sotto dove il santo pregava e dove ci sono alcune leggende, appunto anche quella di alcuni animali che, ascoltando il santo pregare, hanno lasciato le proprie impronte. Andiamo a vedere. Grazie.
Abbiamo appena visto la grotta in cui pregava Sant'Antonio da Padova, è veramente un anfratto e al di sopra ci sono queste impronte, queste orme che si dice appunto essere state fatte dagli animali che lo ascoltavano. Il monastero rimane disabitato fino al 1964, quando sale qui Chiara Barboni. La Chiara era una consacrata laica di un istituto secolare, francescane elisabettine, che venne qui e rimise in piedi praticamente il monastero, e l'ha abitato poi dal 64 al 2010, anno in cui è morta. La Chiara era di Ravenna, di Porto Corsini per la precisione. E viveva qui con le sue capre, era arrivata fino a 300 capre, 60 gatti, due cani, un allocco. Questa era la comunità con cui lei cercava appunto di vivere in solitudine, ma non chiusa, e semplicemente il Vangelo. Morta Chiara rimane chiuso per qualche mese, poi dopo viene messo qui un custode, Francesco, che sta qui un anno e mezzo, poi l'eremo viene dismesso dall'Istituto delle Francescane Elisabettine, e passa nelle mani della diocesi di Arezzo, che attualmente è la proprietà. Io sono venuto qui da Ravenna e sono di Sant'Arcangelo 3 anni fa insieme alla Carla e le abbiamo riaperto. Poi, grazie all'aiuto di amici romagnoli, soprattutto di Pievani, che sono venuti qui a darci una mano, siamo riusciti in 2 anni a rimetterlo in piedi e quindi a renderlo fruibile per le persone che salgono. Perché questo è un luogo appunto che mette insieme due spiritualità importanti, quella monastica, quindi dell'ascolto e del silenzio, e quella della semplicità evangelica di Francesco. Questo chiaramente è un eremo, eremo vuol dire deserto, quindi è un luogo di spiritualità, di preghiera, di silenzio e di ascolto. E noi qui riceviamo le persone che fanno il cammino di Francesco, che quindi portano dentro una domanda, una ricerca o comunque c'è un motivo che li spinge a muoversi e in questa strada possono fare esperienza della presenza di Dio e quindi ascoltandosi possono percepire quella voce di silenzio sottile di cui parla Elia, il profeta Elia, intendendo la voce di Dio. E anche chi vuole fare esperienza di eremo. Chiaramente prendiamo dei numeri molto ridotti, proprio per salvare l'intimità dell'eremo e quello che è la vocazione dell'eremo, in modo da non andare a fare accoglienza ospitalità coniugata però con questa esperienza della preghiera e del silenzio. Siamo all'interno di un passaggio stretto fra le rocce e l'eremo in pietra. Questo sentiero ci porta ad uno spazio aperto al di fuori delle mura. È bellissimo, ci sono delle piccole grotte, delle piccole insenature proprio all'interno di queste brecce. È spettacolare, veramente. Non solo brece calcaree, ma abbiamo anche argille ed ofioliti. Le ofioliti le abbiamo qui vicine, sempre nel comune di Pieve Santo Stefano. Sono, come ormai conosciamo, queste rocce scure di origine magmatica. Quindi è un insieme di rocce sedimentari che si sono depositati al di sotto dei mari e di rocce metamorfiche e magmatiche, proprio come le ofioliti. Il chiostro è il luogo più importante del monastero, perché come vedete tutte le porte danno sul chiostro, perché ricorda al monaco che i posti vanno abitati nella misura in cui si usano, ma il chiostro ci ricorda che siamo sempre forestieri e pellegrini, quindi sempre in cammino. Ed è fatto in questo modo ad U perché il chiostro ricorda al monaco che Dio disse ad Abramo, Lech Lecha, che vuol dire in ebraico, va verso te stesso. Quindi il cammino che si fa è per incontrare se stessi e quindi attraversare le proprie zone d'ombra, di luce e guardarsi nella verità e lasciando che la parola di Dio ci legga, non tanto che noi leggiamo la parola, ma la parola ci legga, in modo da poter togliere e podare tutte quelle parti di noi che rischiano di inquinare e di velare il vero volto di Dio, proiettando in Dio le nostre paure, traumi, ferite, ingiunzioni passate, qualunque cosa possa dare a Dio i tratti della nostra storia e noi i tratti del volto del Dio vero. Proprio qui accanto a me, su questa piccola falesia di roccia molto inclinata, c'è una scultura che si dice è stata fatta da un pellegrino che si trovava in queste zone in passato. È stato realizzato una sorta di Cristo in croce e anche una piccola figura della Madonna rappresentata al suo fianco in basso, che però non è stata completata, probabilmente perché il pellegrino è dovuto poi andare via, ma comunque un dono che lui ha fatto a questo luogo, ripeto, sacro e naturalistico. Questa era una delle campane che erano al Cervaiolo, che come dicevo i frati scendendo nel 1783 lasciando questo posto si portarono via. La Chiara aveva saputo che si trovava in una parrocchia così
intorno e se l'andò a riprendere. Grazie a lei è tornata qui a casa. Questo è l'alfabeto monastico e aiutava i monaci a rimanere in un costante stato di meditazione, come una specie di nocciolo d'oliva, direbbe Erri De Luca, da tenere in bocca, e la ruminazio dei monaci. Ogni mattina, prima di andare in chiesa, dal bussolotto si estrae una lettera e la lettera corrisponde a una frase e quella diventa la meditazione del giorno. Per cui il monaco durante la giornata teneva a mente la frase che, virgolette, Dio gli aveva consegnato in modo da avere costantemente un riferimento spirituale, quindi tenere la mente elevata in Dio e quindi concentrata verso lo scopo appunto della vita monastica, che è quella di vivere costantemente alla presenza di Dio. Romualdo, fondatore di Camaldoli, monaco di Ravenna del X secolo, fondatore di eremi e di monasteri. Romualdo scrive questa piccola regola per un monaco, Giovanni, che viveva all'abbazia di San Michele al Forno, dove Romualdo praticamente porta i principi dell'esichia, o preghiera di pietre, o preghiera del cuore, o preghiera di Gesù, per capirci quella che poi è riportata nel libro Il Pellegrino Rosso. E Romualdo dice ai monaci di vivere in uno stato di presenza a se stessi e a Dio. Siedi nella tua cella come nel paradiso, cioè Romualdo dice la cella non è solo la cella monastica, la stabilitas non è nel luogo, è nel cuore. Romualdo dice ai monaci, abitati, fermati, in un tempo dove tutti andiamo di corsa, dominato più dal Cronos, che nella mitologia greca mi insegnate, è quello che divorava i suoi figli, quindi divora tutto, anche noi stessi, a un tempo Kairos di grazia, dove invece viene dato del tempo nella pazienza della crescita, non tutto e subito, abitandosi per scoprire il paradiso dentro di noi, cioè riappropriarci di quella vita indistruttibile che ci è stata data con il battesimo. Il nostro viaggio all'eremo di Cerbaiole finisce qua, sulla strada che ci riporta a Pieve Santo Stefano. Abbiamo imparato tantissime cose nuove, abbiamo ascoltato storie su San Francesco d'Assisi, su Sant'Antonio da Padova, quindi abbiamo capito che questo è un luogo in cui religione, storia, natura e uomo si fondono in un unicum spettacolare, come d'altronde presso la Verna o presso il convento di Monte Casale a Sansepolcro. Bene, non resta che rivederci nel prossimo video che parlerà di storia, di natura, di religione, insomma, di tutto quello che possiamo trovare nella nostra bellissima Valtiberina e Alta Valle del Tevere Umbro.